Guarda, innanzitutto io ho sempre lavorato nel cinema da quando avevo 20 anni. Ho lavorato come assistente alla regia e come script supervisor per quasi 20 anni. Quindi il fatto, questa è una cosa molto femminile, ahinoi, ci ho messo tanto tempo per dirmi io adesso faccio la regista, no? E faccio quasi esclusivamente questo rispetto al mio lavoro nell'industria cinematografica. Quindi già questa cosa vuol dire, insomma, no? Ha un senso questo fatto. Ho realizzato diversi cortometraggi, documentari e due lungometraggi. Devo dire che appunto questa linea femminile, cioè parlare così della realtà, della storia, di pezzi di storia anche italiana attraverso la soggettività femminile, è una cosa che ricorre. Ecco. Non l'ho decisa, però vedo che sta avvenendo così. Siamo dentro un sistema di valori, che è un sistema di valori patriarcale in cui le donne fanno fatica, fanno più fatica. Ma non è soltanto una questione di diritti, ecco, questa è anche la cosa che vorrei sottolineare, no? E cioè una prospettiva di emancipazione delle donne, no? Le donne fanno più fatica, sono più emarginate, si fa più fatica forse a capire di che cosa vogliono parlare queste opere audiovisive, opere artistiche, no? Forse ci sono anche dei linguaggi differenti, no? Quindi sono meno omologabili. Quindi ha a che fare, diciamo, questa difficoltà con un sistema che è complesso. Io come spettatrice, come fruitrice di un'opera, a me non interessa necessariamente da dove, chi è, diciamo, non voglio avere delle pregiudiziali. Se l'opera mi parla, no, mi parla, ma parla alla mia sensibilità, se mi aiuta a cambiare anche, ad arricchire il mio sguardo sul mondo, è una cosa che a me non interessa se penso che sia rispettosa, consapevole, che mi parla proprio alla mia vita interiore, no? E a me questa è una cosa che non mi interessa. Dopodiché si apre un'altra questione, che è quella di dire, benissimo, esistono delle specificità che possiamo riscontrare, negli autori, nelle autrici, negli artisti, a seconda del loro genere? Ecco, allora io credo che questo sì, la domanda è sì. Io penso che sia inevitabile questa cosa, perché effettivamente ognuno di noi, la nostra vita interiore, diciamo, di artisti, di produttori di senso, è molto influenzata, in alcuni casi è proprio determinata dalla nostra esperienza, e la questione del genere fa una grande differenza nel nostro stare nel mondo. Il problema riguarda sia la produzione, quindi i fondi che sono erogati in maniera così diseguale, e riguarda però anche la distribuzione. Quindi, diciamo, appunto, se una cosa andasse bene, magari sarebbe anche un pochino compensata dall'altra, mentre invece sono le due cose fondamentali che sono molto più problematiche per le donne. È difficile per tutti. Però per le donne in modo particolare, proprio perché appunto probabilmente in molti casi ci sono dei progetti che non sono omologati, no? Che bisognerebbe anche capire come gestire, come comprendere, come valorizzare.
e accompagnare fino alla visibilità e alla distribuzione.